Ora ci troviamo al Teatro Impero di Marsala, dove sta andando in onda un importante spettacolo che riguarda la nascita di Gesù e la forza di una donna, perché la donna che dà tanta forza nella vita di tutti e chiaramente nella vita di Gesù è Maria, prescelta da Dio come madre di suo figlio, e in questa rappresentazione teatrale appare veramente in un modo fantastico che aiuta molti di noi a riflettere sul vero senso di essere madre. Con noi abbiamo Emanuela Rallo, dottoressa, regista, che insomma è stata l'artefice di questo, insieme al fratello Claudio, di questo spettacolo. Sì, insieme a mio fratello Claudio, insieme alla mia associazione che ormai è da 5 anni che è nata, è un gruppo proprio di ragazzi, siamo tutti giovanissimi, io infatti sono quella più vecchia anche se ho 28 anni, quindi anzi quest'anno, meglio per questo musical, si sono inseriti diversi ragazzi anche più grandi che ci hanno dato molto sostegno. L'iniziativa parte comunque da un'idea sia mia che di mio fratello. Abbiamo deciso di organizzare un musical su Maria di Nazareth, ma proprio perché abbiamo deciso di farlo durante la settimana di Natale e volevamo lanciare un messaggio. Lanciare un messaggio, ovvero quello della solidarietà. Molto spesso viene detto che comunque i giovani non fanno mai niente nella società, non fanno mai niente per gli altri, e a me sta cosa, forse perché io sono attiva al 100% in tutto quello che faccio, perché io lavoro, studio e mi occupo anche di diverse altre situazioni. Tra l'altro, hai vinto un importante concorso. Ho vinto recentemente un importante concorso, quindi per adesso ho dovuto pure abbandonare per un giorno i ragazzi. Mezza giornata per andare a Roma e per la scelta delle sedi. E questo comunque forse le ha spinti anche a darsi forza tra loro e a capire effettivamente che cosa vuol dire organizzare e stare un po' dietro la regia. Ora, noi a prescindere avevamo deciso comunque di fare un progetto e quindi di proprio come una donazione nostra spontanea, di aiutare o un'associazione benefica, proprio perché noi nasciamo come associazione no profit, quindi non lucrativa, quindi ad ogni modo noi associazione il ricavato lo dobbiamo donare o per nostra scelta abbiamo deciso di donarlo ad altre associazioni o quant'altro. Siccome abbiamo saputo di una situazione un po' particolare di una famiglia, abbiamo deciso che una parte del ricavato, tolte le spese, sarà devoluta a questa famiglia che ha un bambino in condizioni di salute abbastanza gravi, e quindi vogliamo sostenere questa iniziativa. Ma proprio perché ti dicevo che proprio perché noi siamo ragazzi, abbiamo proprio la voglia di aiutare altri ragazzi, e questa voglia ci viene anche data dal fatto che siamo tutti uniti, siamo giovani, crediamo ancora nell'amore, ecco, quello che è un amore. Io ci credo ancora nell'amore. Sì, però allora, perché sono meno giovane. Ho visto che comunque non tutti, quando si parla di beneficenza, di aiutare gli altri, ci credono realmente, e questo mi dispiace, perché effettivamente ci sono magari persone che utilizzano il discorso di aiuto, beneficenza, e poi magari non aiutano realmente. Però quando una ci crede, fa dei sacrifici senza alla fine avere nulla se non la soddisfazione e il piacere di farli, di mettere insieme un gruppo anche perché dobbiamo dire che questi ragazzi, tolti alcuni, sono tutti che vengono in maniera gratuita, sì, e hanno speso il loro tempo, sono magari che studiano, hanno sospeso tutto quanto proprio per voler partecipare, esatto, in modo proprio di aiuto. Anzi, a volte sono loro stessi che ci danno proprio la forza di andare avanti, perché ci sono quei momenti in cui effettivamente una, in base al lavoro, agli impegni, non vorrebbe fare nulla, invece viene spronata da loro stessi. Senti, la scelta di Farnesi, allora, Roberto Farnesi lo conoscete tutti, un grande attore. Allora, la scelta di Farnesi è stata praticamente una scelta valutata dal fatto che noi volevamo effettivamente la presenza di un ospite per la serata, ma non per dare meno importanza al musical, ma proprio perché avevamo proprio questa intenzione che ci fosse una persona, comunque anche qui a Marsala, di un certo livello, quindi un attore,
che ancor di più fosse reso partecipe di questo comunque messaggio solidale. Infatti anche lui inizialmente non era a conoscenza, l'ho saputo qualche ora fa, che noi avevamo deciso spontaneamente con la nostra associazione di donare un qualcosa a questa famiglia. Infatti lui è rimasto onorato anche dal fatto di essere stato invitato, anche perché lui è molto, diciamo, vicino, ecco, alla solidarietà e a queste situazioni. Quindi abbasserà il cachet? Questo diciamo che è una questione nostra interna, nel senso che comunque lui non è stato chiamato, ecco, per il musical di beneficenza, è stato chiamato per un nostro desiderio anche dei ragazzi di avere un ospite che effettivamente ci vedesse, ci accompagnasse nella presentazione di tutto. Però diciamo è una cosa, ecco, nostra il fatto di voler donare un qualcosa alla famiglia, quindi non è venuto, ecco, lui proprio per fare beneficenza, perché non è stato detto, lui neppure lo sapeva assolutamente. Quindi anzi, appena l'ha saputo, è rimasto onorato del fatto che noi l'avessimo in qualche modo ospitato a vedere e a renderlo parte di questo musical. Dopo questo abbiamo lavorato tanto, ci sono tanti professionisti e peraltro noi speriamo che comunque anche questa sera la comunità di Marsala un po' ci sostenga, ecco, diciamo, in questa iniziativa. Le scuole lo hanno fatto perché abbiamo avuto tutte le mattine sold out, quindi è andata abbastanza bene. Quantomeno noi saremmo contenti se riuscissimo a donare un qualcosa di significativo a questa famiglia. Poi per il resto noi amiamo fare quello che facciamo, ci divertiamo, stiamo insieme e quindi... Siete contenti? Siamo contenti. Bene, siccome questa andrà in onda chiaramente successivamente allo spettacolo, io voglio tirare un po' le orecchie, vale per le prossime volte, a tutti quelli che hanno risposto quando cercavamo di vendere i biglietti, perché tutte le famiglie che hanno partecipato in qualche modo ci siamo impegnati, hanno risposto che o devono giocare a carte o devono andare a cena. Voglio dire, intanto abbiamo tanta fame di cultura e questa di questa sera è una grande cultura musicale, artistica. Io ho visto tutte le prove, quindi lo so con certezza. Parlo sempre di cose che conosco e nello stesso contempo dico, facevamo solidarietà, voglio dire, non vuoi venire? Vuoi andare a mangiare? E dai lo stesso il biglietto? No, non l'hanno voluto fare. Questo secondo me è gravissimo. Allora, come ha detto bene Emanuela, la solidarietà non può essere fatta di parole, deve essere fatta di gesti. Godetevi lo spettacolo, ora ve lo facciamo vedere qualche pezzetto. Allora, siamo dietro le quinte, tu sei un angelo, no? Io sono un angelo, sì. Lei è l'angioletta piccola. Sì, poi ballo ora qui e canto. C'è un mio giardino, un mondo che non so, ma resterò. Maria, tu mangi? Sì. Maria, noi siamo dietro le quinte. Scusate. Canta benissimo. Si sta mettendo in forza. E questo è il diavolo. Il male. È il male. Il diavolo rappresenta il male. Il male, sì. Però c'è un angelo. Sì, c'è anche l'angelo che mi affianca. E che ti dice che non conti nulla. Sì, esattamente. È un continuo battibecco con l'angelo. Stasera le arriveremo più vicini e la confonderemo. L'umanità, così facendo noi, sì, distruggeremo la religione di Gesù Cristo e il ventre santo di Maria. Ah, ci abbiamo l'angelo, guardate, un angelo. Piacere, sono Luca Ingrassia e faccio nel musical La forza di una donna, l'angelo. Eccolo, è arrivato l'angioletto, il paladino della giustizia tutto zucchero e miele. Ma questa volta, mio caro, non andrai da nessuna parte. Il destino di Maria è già stato deciso. Certo, il destino di Maria è già stato deciso. Davvero? E da chi? Da chi sa e può tutto.
È lui che ha deciso che Maria sarà madre di un intero popolo. Madre di un intero popolo. Mi sa che le tue visioni dall'alto ti portano a fare degli errori di prospettiva. Veramente osservare dal basso che appiattisce la visione? Perché sarà anche esperto di visioni. Ma questa volta me lo dovrei dimostrare. Dimostrare? E dimostrare che cosa? Le tue visioni. Perché non basta vedere, bisogna far vedere. E adesso vedrete cosa abbiamo in serbo per Maria. E tu chi sei invece? Il sommo sacerdote. Mamma mia, che pezzo importante. Cosa farai? E allora, delle parti con Erode e poi una canzone da solo. Quindi, verso la fine dello spettacolo. Tu chi sei? Io sono il padre di Maria, Gioacchino. Ah, lui è il padre di Maria, quello che crede che Maria abbia fatto una cosa sbagliata. Con i soldi di Erode, quindi grave la cosa. E invece poi ho scoperto che è stato nostro Signore. E invece tu? E io faccio parte della corte di Erode. Sei una cortigiana. Sì. Roberto Farnesi è questa sera a Marsala al Teatro Impero per sostenere la solidarietà e questo musical importantissimo che riguarda la nascita di Gesù. E voi lo conoscete, è un attore interessante, molto preparato e anche molto bello, somiglia tantissimo a mio amico che però per mestiere fa l'ufficiale. Ufficiale dei carabinieri. Ammazza. Però gli somiglia tantissimo. Anche una serie tanti anni fa che si intitolava Carabinieri, dove interpretavo il ruolo di Luigi Testa, che era un carabiniere. Sì. E la serata, no, io sono stato contattato in realtà per questo bel musical organizzato da dei ragazzi giovani, una cosa fantastica. E poi so che c'è anche una parte del ricavato, però me l'hanno detto oggi, io questo non lo sapevo. Quindi, come dire, non ho nessun merito perché ero completamente all'insaputa. Il merito è invece di questi due ragazzi molto giovani organizzatori che devolvono loro. Di loro iniziativa una parte dell'incasso a una cosa, insomma, una cosa privata, una cosa di beneficenza. Senti, questa sera mi ha lusingato. Noterai. Bravi questi ragazzi. Certo. Bravi tutti quanti perché insomma, tranne qualcuno, sono tutti in maniera gratuita, hanno lasciato lo studio, alcuni è universitario, quindi capisci perché significa certo, per poter certo. Partecipare perché credono in queste cose e perché gli piace. Bene. Senti, ma come si diventa attori? Come dai, queste domande sono lunghe queste domande. Si diventa attori, oggi sarebbe bene diventare attori studiando, frequentando, io consiglio sempre il Centro Sperimentale di Roma, chi può farlo, assolutamente quella è la strada. Poi c'è una grande passione, grande preparazione, perché non si improvvisa più niente, se no è meglio fare altri mestieri. Certo. E tu sei passato da quel centro? No, io ho fatto un'altra scuola, ho avuto la fortuna di crearmi un'esperienza sul campo, insomma, ho avuto la fortuna di lavorare subito, ma non è facilissimo, sono casi fortuiti e mi ritengo fortunato in questo. Ho fatto una scuola postuma al primo film che ho interpretato con Monica Guerritore, che bravissima. Mazza. Immagina che è una scuola di Firenze. Fiorentino come Renzi. Io no, io sono pisano come Farnesi. Simpaticissimo. Senti, ma questa sera noterai qualche ragazzo oppure ti limiterai solo da goderti lo spettacolo? No, noterai dal punto di vista artistico. È un piccolo intervento, loro mi hanno ospitato qua per avere, credo, un pochino più di riscontro, eccetera, per dare un po' di visibilità alla cosa, mi limito a questo. Poi guardo con piacere questi ragazzi giovani che hanno messo in piedi questo musical. Beh, okay, in bocca al lupo. Di Natale, in bocca crepi il lupo, in bocca al lupo a loro, crepi tutti i lupi del mondo e buon Natale. È arrivato l'angioletto, il paladino della giustizia, tutto zucchero e miele. Ma questa volta, mio caro, non andrai da nessuna parte. Il destino di Maria è già stato deciso. Certo, il destino di Maria è già stato deciso. Davvero? E da chi? Da chi sa e può tutto. È lui che ha deciso che Maria sarà madre di un intero popolo. Madre di un intero popolo? Mi sa che le tue visioni dall'alto ti portano a fare degli errori di prospettiva. Veramente osserverei dal basso che appiattisce la visione. Ora sarà anche esperto di visioni. Ma questa volta, mio caro, me lo dovrai dimostrare. Dimostrare? Dimostrare che cosa? Le tue visioni. Perché non basta vedere, bisogna far vedere. E adesso vedrai cosa abbiamo in serbo per Maria. Allora, intanto qua c'è una stupenda ballerina con uno stupendo ballerino che tutte le mattine mi ha incantato, vi ho fatto le foto, l'ho messo su Facebook, vi ho pubblicizzato. Mi fa piacere. Senti, allora il ballo per te che rappresenta? Tutto, lavoro e passione e vita. Il sole scende, donne, e dobbiamo affrettarci, altrimenti resteremo senza pane. E tu, Alina, coraggio, olio di gomito, un po' più di forza. E che vuoi, mia cara? Sono stanca.
stanca oggi? Ah, è sempre stanca lei. E chissà come mai? Chissà come mai? Chissà che farà? Chissà che farà? Malgrado l'età. E c'è poco da prendere in giro. Quando arriverete alla mia età, se ci arriverete, vi accorgerete di che cosa significa il carico degli anni. E poi, se devo dirla tutta io, sono una donna di peso. Questo lo si vede. E non occorre la bilancia. È tutta invidia la vostra, la verità è che io piaccio. A tuo marito? Io intendo scrivere solo te. Simpatica, vi piacerebbe avere un marito come il mio? Non ho un marito, basta. E avanza. Comunque il tempo è galantuomo. Vi aspetto alla mia età e al mio peso. Ora basta, smettetela donne e pensate a lavorare piuttosto. Che ci sono i bambini, smettetela, serietà, dai ragazze, portate il pane al forno. Maria, Anita, smettetela di sprecare la farina, portate il pane al forno. Probabilmente chiara come il sole, la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità. Ci si innamora di un'imperfezione, io resto qua. Per te sarò sbagliata, ma resto qua. È bravissima! Bene, allora guardate un po' tutti quanti dello spettacolo che fra un po' iniziamo. E si mette di là e sentiamo la professoressa che ha portato la sua scuola. Ecco qua, ce ne sono molti della sua scuola e ci tiene giustamente a pubblicizzare la sua scuola. È la professoressa Curcio, sì, sì. Giuseppina. Curcio, insegnante di scienze motorie della Giovanni Paolo II. È il secondo anno che partecipo, dico, indirettamente al lavoro di questa compagnia. Devo dire che i ragazzi, fratelli Rallo, sono molto disponibili perché è la seconda volta che accettano alcune alunne che fanno parte di un progetto che faccio di comunicazione ed espressività e vengono coinvolti in prima persona, i ragazzi ballano, si divertono, sono felici e portiamo avanti il nome della nostra scuola. Giusto, perché le scuole sono state protagoniste, perché grazie anche alle scuole che sono intervenute hanno potuto raggiungere un certo incasso migliore di quello che non hanno saputo fare i grandi, che questa sera voglio vedere quanti ce ne saranno. Vediamo un po' qualche altra cosa, chi è che si sta esibendo per ricordare quello che dovrà dire? No. Ah, sentiamo Giuseppe, fammi un pezzo della tua parte. È difficile da fare qua. Comincia qui la storia mia con te. Poi ci vediamo. È bravissimo, è bravissimo. Il tuo futuro te lo inventerai a modo tuo. Da oggi tu sarai quello che sogni, quello che vorrai. Senza paure, senza no. Quello cattivo brutto che ha voluto uccidere tutti i bambini da 2 anni in sotto, cioè da 0 a 2 anni in giù, non mi veniva, e quindi lui si dà tante arie. Vabbè, diciamo che... Crede di essere Dio. Credo di essere Dio, sì, un secondo, mi stanno intervistando. Comunque, diciamo che intanto sono un novellino di questo gruppo, per me è stato un grande... Aspetta, da farlo per io. Vedete, siamo in diretta, questa è la bellezza, questo è Scaramantico prima dello spettacolo. Assolutamente, dicevo, questa è la prima esperienza mia con questo gruppo e per me è stato un piacere e un onore conoscere Emanuele e Claudio perché
Diciamo che secondo me sono una bellissimissima realtà giovane di questa città. Sì, senti, fammi un pezzo di Erode. Un pezzo di Erode, bene, quello è il censimento, quando mi avvertono che ci sarà fatto un censimento e io dico a mio figlio Antipatro: questo è il volere di Cesare. Mio padre perse la vita perché non seppe riconoscere la ribellione che si celava dal cuore del suo popolo e adesso l'unica cosa che manca è un messia. Sì, no, Gioia, vuole essere intervistato perché è giusto. Lui dice: io sono piccolo ma conto. Dimmi, che vuoi dirmi? Che fai qua? Che ballo. Balli? Fammi un balletto allora, dai. Fammi vedere quello che fai di un altro spettacolo. Cosa? Dai, fammi. Cosa? Quello che ti pare, fammi vedere cosa fai di uno spettacolo. E bravo, siete tutti insieme, no? Sì. Quando ballate. Io sono brava a ballare, so fare la ginnastica artistica. È brava a ballare, sa fare la ginnastica artistica e basta. No, fa pure lo spettacolo, è un'attrice. Guardate che belli. Claudio Rallo, il fratello di Emanuela, i due protagonisti che hanno voluto questo spettacolo, che hanno coinvolto gli altri giovani e hanno realizzato un capolavoro. Chi non c'è stasera, peggio per loro. Sì, si tratta di un musical realizzato da un gruppo di giovani per una causa bella, perché noi come associazione abbiamo deciso di donare una parte del ricavato, naturalmente tolte tutte le spese di questo spettacolo, quindi donare ad una famiglia di Marsala che sta attraversando un momento un po' brutto. Quindi questo è il nostro piccolo regalo di Natale, ecco. È una bella iniziativa, siamo tutti... Siete divertiti. Sì, sì, abbiamo fatto 4 spettacoli mattutini, un serale, questo che stiamo andando a fare, una bellissima esperienza. I giovani sono molto contenti di questa iniziativa e ci stiamo divertendo, ecco. È un capolavoro, io l'ho visto perché ho visto quelli mattutini, un capolavoro. Grazie. Va bene. Grazie a tutti e una buona serata. Allora adesso vedi c'è anche la preghiera, perché giustamente bisogna fino in fondo dimostrare di credere in quello che si fa. È veramente uno spettacolo fantastico, non ve lo dico tanto per dire, ve lo dico perché me ne sono visti 4 e quindi ho le idee chiare. E adesso scendiamo, riprendiamo un po' la gente che c'è lì e vediamo quanti sono, così controlliamo. E nello stesso contempo, come si dice, prendiamo qualche parte dello spettacolo, ce lo mettiamo insieme. Così abbiamo fatto dietro le quinte e dall'altra parte. Abbiamo intervistato un po' di ragazzi, un po' di attori, un po' di cantanti e Roberto Farnese, che se la tira, diciamo la verità. Una macchina, un motore, quella forza senza tempo.
comincia qui. Ed io lo so perché sei l'aria, il sole e tutto, la vita mia. Perché sai tu, il mondo è forse più. Trasformerà il peccato mortale magia, potrete vivere in me, consegnare a me i vostri cuori onesti incatenati a Maria. Stasera le arriveremo più vicini e la confonderemo, l'umanità, così facendo noi, sì, distruggeremo la religione di Gesù Cristo nel ventre santo di Maria.
se fossi io, ero un angelo anch'io, vicinissimo a Dio, fedelissimo io, quel qualcosa cambiò. Eccolo, è arrivato l'angioletto, il paladino della giustizia tutto zucchero e miele. Ma questa volta, mio caro, non andrai da nessuna parte. Il destino di Maria è già stato deciso. Certo, il destino di Maria è già stato deciso. Davvero? E da chi? Da chi sa e può tutto. È lui che ha deciso che Maria sarà madre di un intero popolo. Madre di un intero popolo? Mi sa che le tue visioni dall'alto ti portano a fare degli errori di prospettiva. Veramente osservare dal basso che appiattisce la visione? Perché sarà anche esperto di visioni. Ma questa volta me lo dovrai dimostrare. Dimostrare? E dimostrare che cosa? Le tue visioni. Perché non basta vedere, bisogna far vedere. E adesso vedrete cosa abbiamo in serbo per Maria. Altrimenti resteremo senza pane. E tu, Alina, coraggio, voglia di gomito, un po' più di forza. E che vuoi, mia cara? Sono stanca oggi. Ah, è sempre stanca lei. E chissà come mai. Chissà come mai. Chissà che farà. Chissà che farà. Malgrado l'età. E c'è poco da prendere in giro. Quando arriverete alla mia età, se ci arriverete, vi accorgerete di che cosa significa il carico degli anni. E poi, se devo dirla tutta io, sono una donna di peso. Questo lo si vede. E non occorre la bilancia. È tutta invidia la vostra, la verità è che io piaccio. A tuo marito? Chiunque fa, scorrete solo te. Simpatica, vi piacerebbe avere un marito come il mio? Non ho un marito, basta. E avanza. Comunque il tempo è galantuomo. Vi aspetto alla mia età e al mio peso. Ora basta, smettetela donne e pensate a lavorare piuttosto. Che ci sono i bambini, smettetela, serietà, dai ragazze, portate il pane al forno. Maria, Anita, smettetela di sprecare la farina, portate il pane al forno. Prima che il sole tramonti, dobbiamo aver cotto il pane. Penso che arriva la sera, lo shabbat non può aspettare. Prima che il sole tramonti, dobbiamo aver cotto il pane. Penso che arriva la sera, lo shabbat non può aspettare. Le messe ci danno la spiga del grano.
fatica di ogni stagione. Una bianca farina che ha vaccinato i vini d'acqua, abbiamo pensato che fosse l'impasto. È diventato l'impasto. Che sono i tramonti, dobbiamo aver cotto il pane. Penso che arriva la sera, lo Shabbat non può aspettare. Ma dai, non fare la difficile. In paese già tutti sanno di chi sei promessa e sposa. Davvero? Di chi? Di chi? Oh, che bella novità. Ma almeno è bello, è forte, è ricco. Basta ragazze, io non sono un animale da vendere al mercato. Sceglierò io una persona con cui condividere la mia vita. Fattene una ragione, cara. Ci siamo passate tutte il destino di noi donne. No, questo non sarà il mio destino. Preferisco andarmene piuttosto che rimanere su come di un uomo che non conosco. Maria, che cosa vuoi fare? Là fuori è tutto complicato, la gente si danna per sopravvivere. Ti può succedere di tutto. Io non ti lascio andare. Anche tu mi dai degli ordini. Proprio tu, che dici sempre di non lasciarmi trattare come un oggetto. Tutto questo non è vita. No, se per la mia famiglia essere donna significa questo... Me ne vado. A modo tuo, da oggi tu sarai.
Gesù.